Buongiorno a tutti amici, benvenuti a C'è un piatto per te. Oggi vi preparo una parmigiana bianca di zucchine. Vediamo cosa ci occorre. Per 4 persone, circa 800 g di zucchine, farina, olio di semi per friggere, 5 uova sode, 150 g di soppressata sbriciolata che potete sostituire con del salamino dolce o schiacciata. Sale, menta fresca, 100 g di grana grattugiato, 3 uova, 200 g di provola dolce e 150 g di prosciutto cotto. Dopo aver lavato e asciugato le zucchine, le andiamo a spuntare e le affettiamo o con l'aiuto di un pelapatate o con la mandolina. Io mi sono portata avanti e le ho già preparate. Mettiamo a riscaldare l'olio e andiamo ad infarinare le fettine di zucchine. L'olio ha raggiunto la temperatura, vedete, fa le bollicine. Passiamo alla frittura. Mettiamo a perdere l'unto in eccesso. Proseguiamo per tutte le fettine. Le zucchine sono pronte. Adesso andiamo a tagliare la provola e ad affettare le uova. Questa è provola silana. Voi potete usare qualsiasi tipo di provola, pasta filata. L'importante non la mozzarella perché rilascia troppo liquido. Andiamo a comporre la parmigiana. Facciamo uno strato di zucchine. Mettiamo un pizzichino di sale, mettiamo il prosciutto e nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi. Per 180 gradi. La provola, la soppressata sbriciolata. Le uova, il formaggio grattugiato e qualche fogliolina di menta. Chiudiamo con l'altro strato di zucchine. Adesso sbattiamo le uova con un pizzico di sale, il resto del formaggio e l'altra menta che è rimasta. Le versiamo sopra la parmigiana, formeranno una bella crosticina. La vado ad infornare e ci vediamo tra mezz'ora. La parmigiana è pronta, la lasciamo riposare 10 minuti e andiamo a preparare il piatto.
Il piatto è pronto. Bella filante, profumata. Ecco a voi, parmigiana bianca di zucchine. Alla prossima video ricetta. Grazie, ciao!